Ok, cambiamo qua. Ma hanno iniziato le teste di cazzo. Vingella ha dal lato giusto, grazie, almeno questo. E allora, si comincia sul Town and City per il game 1. Sasizza vince un matchup che abbiamo visto tante volte comunque. Ah no, Sasizza sta usando Robin, aspetta. Dov'è Steve? Qua, con Enderman. Ci siamo, no, con pure Caster. Oh, oh mio Dio, qua già stavamo cominciando con i fuochi d'artificio. Con i fuochi d'artificio. Comunque so... Ma? Vabbè, incredibile. Sì, porca, ha perso quel tempo. Okay. Eh sì, porca ha perso tanto la tizza. So che Vincenzo ha bannato Yoshi Story e esatto, quindi dei ban rispettabili. Sì. Però... Sì ragazzi, Satizia ha battuto Porca e ha eliminato l'ultimo maggiorenne di questa bracket al quarto posto. Quindi ora sono tutti... Magari l'ultimo maggiorenne è rimasto in bracket. Ora la top 3 è tutta minorenni. Eh sì. Io ti pago per Porca, mi dispiace. Per Porca. E allora intanto qua la lead però è da parte di Vincenzo, che è messo abbastanza bene. Mamma mia, che token! Cioè chiunque sarebbe morto sì, in quel. Chiunque. Forse solo Banjo Kazooie se faceva Sai B sopravviveva a quell'incudine. È Wolf a quanto pare. Dash attack, get up attack! Peppi, Vinge, devi aspettare, guarda che fa, easy as fuck. Non ti prendere down smash ho un po' così. Paura per Vincenzo, no. Perché se tilta. Quando forse non ci sono. Bella recovery e anche un po' scemo Satizza che non copre. Satizza ha da lavorare al ledge comunque, ha da lavorare molto al suo ledge play perché on stage gioca bene, ha delle buone read, anche al ledge ogni sì, tanto ha delle buone read. Sì, 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 per carità, però se sfruttasse al massimo la ledge pressure che mette questo personaggio, ecco, bravo, bravo, si spazia, bravissimo. Mi ha ascoltato, ok, dash away. Coaching, oh, però prende il sour spot, fortunato, Sasizza riesce a recuperare. Aspetta, ledge, bravo, mia, però è troppo. Sì, 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 molto buono, è veramente bravo a ledge trappare. Al contrario di Sasizza, invece, il ledge è uno dei suoi punti forti per Vincenzo. Bravo, per pochissimo quell'F smash, stava per far scoppiare questo lupetto. Comunque, vedi, ha respinto Steve dalla carta intera. Siete che comunque si match up lo conosce. Sì, sì, vabbè, l'ha giocato infinito. Una combo con Reflector. Damn! E 1-0 vince. Wow. GG, GG, bellissima combo. Ucciso a percentuale ridicola comunque. Malato, cioè, malato. Veramente ridicola. Un pazzo totale. Peppino hypatissimo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Ok, facciamo così. No, al contrario. Non c'è PS2, che vuol dire? Peppimpo. Ok. Ok, ora sì. Sì, Peppino, devi vincere questo torneo. Ci provo. Devi vincere, devi vincere. Sei fortissimo, vince questo torneo, mi raccomando. Ci provo. Oh, mamma mia. Troppo glitch. Niente, mi dispiace. È morto, è morto. Ah, bella di AI, bravo. Magari si suicida. No. Buon ledge trap, buona ledge pressure. Peccato, ha indovinato la grab. Non ha il salto, non ha il salto. Ah, sbaglia Sasizza. Sbaglia Sasizza, però il blocco era giusto. Sì, sarebbe morto. Down smash era buona l'idea, aveva letto anche la tech in place, ma sbagliato il timing. Qua oggi un po' non ci sono un po' di punish missati, soprattutto dai giocatori che non sono in grand final. Oggi Peppino veramente clean, devo dire, ma gli altri hanno missato un po' di roba, anche purtroppo 1-7 non era stato così clean nel suo combo game ed è anche quello che gli ha spostato la host da porca per veramente poco tempo. Mamma poco, mia, però. Comunque lo sai di sul genere. E due stock, Vincenzo vuole subito andare a fare il rematch con Peppino, dice sbrigliamoci, buttiamo via sto Enderman del cazzo e andiamo a prenderci sta grand final. DLC. Peppino deve avere paura. Sono spaventato. Sono andato molto vicino a dargli di più a Vincenzo comunque a questo torneo, quindi è già fortunato di essere ancora qui a giocare. Però è morto. Mamma mia, comunque.
comunque a tilt up smash a 80 che kill è ridicolo. Però vabbè, una delle tante cose ridicole di questo personaggio, che però comunque è un goofy character e i goofy character fanno ridere. Mamma quindi. Mia bella, 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 sì, belli inseguimenti, bella pressure di Vincenzo, ma anche bella è morto. Vediamo, è morto? No, ma si è vista lo spike. Vediamo, è troppo in ritardo Sasizza, è a legge, sbaglia queste cose, esita un po', però non è, committa è full. Eh sì, è letteralmente gli prenderebbe il doppio delle stock se non mi stasse gli edgeguard. Bravo, lo forzalo. Un altro down smash sta per arrivare. Qua voleva leggere la. Voleva leggere la roll. Sasizza è il player più forte d'Italia, che però a quanto pare sta veramente sugando in questo momento. È veramente doppio B-stock. No, prima era un 3-stock addirittura. Attenzione, vediamo il doppio B-stock se c'è. Mamma mia, che schifo! Qua veramente, questo è top tier clash, veramente. Una mossa più scassata dell'altra che si incontrano e provocano questo. Un rift spazio-temporale. Alla prima jab, però. Quello era un rift spazio-temporale. Ok, bella grab. E qua è morto. Down tilt. Ma perché vai down tilt, down smash, qualcosa? Sasizza, era ovvio che recuperava così. E Sasizza muore di nuovo e il B-stock effettivamente c'è. 2-0. Sopra vince. Sì, sì, veramente clean. Però tu di più, tu di più. Però quanto hai vinto in Grand Final? Damn. Sì, in Grand Final ancora. No, in Winner Final volevo dire. Damn, clean. Però stava rimontando, Occhio. Ma Vincenzo è locked and loaded. Vuole questo straight 3-0. Però Sasizza non manca dei suoi reverse 3-0, ecco, anche lui, li ho visti fare, me li sono anche presi io come un pezzo di cazzo che sono. Comunque Steve fa una paura incredibile. Sì, soprattutto anzi, quando sei a zero e comincia a fare quegli up tilt o quella jab. Mamma mia, che ma perché la jab poteva fare? Evidente. Oh, non hai il salto? Ok, vai. Ma perché Crafty? Ma non hai il salto, Sasizza? Ascoltami, ora tu rivedrai questo VOD e dirai: sono uno scemo, perché se lui non ha il salto e tu l'hai visto, perché l'hai visto, te devi accorgere di queste cose. Devi andare, fai un fair, fai un nair, lo butti offstage. Devi pushare questo advantage. Quella roba della P è veramente schifosa. Quale? Che torna sul. Ah, di che fa un stage ed è imprendibile. Ha sbagliato. Sasizza sbaglia. Accidenti, un altro down smash. Ne ha presi veramente tanti di stock con questo down smash. Comunque bravo Vince a prendere i timing della B. Forse anche Sasizza è un po' prevedibile con questi recuperi. Deve essere di più. Che pressure. Usa la sua fondata. Incredibile! Mamma mia, Vincenzo vuole questa grand final immediatamente. Che Tomahawk, mamma mia. Oh, aveva pure indovinato e chi l'ha? Mamma mia, Vincenzo. Ma è fortissimo. Mamma mia. Clean as fuck. Vediamo Sasizza come risponde. Ma questo set è veramente in discesa. Sasizza non ha risposte. Non ha niente. Vabbè. È un'altra volta. Ora è si perde così. Io. Meritato. Ha vinto Sasizza questo set. Moralmente ha vinto Sasizza. Bravo Sasizza che vince il set. Complimenti. Vincenzo scemo più scemo. Doppio scemo, veramente. Prima si suicida e poi viene pisellato. Attenzione. Oh, però già, Nair Fair. Rendi conto che c'è un personaggio su questo gioco che può fare cose del genere. Beh, pazzesco, sono contentissimo onestamente che ci sia. Sì, anche se mi fa incazzare quando ci perdo, non mi pento di nulla. Vabbè, Sasizza, ma che fai? Intende dire che ha le reaction molto in ritardo. Ovviamente, l'up smash anche questa volta. Vabbè, questo set era finito il primo game, secondo me. Ma comunque, bello, ottimo showing per vincere Peppino, vai a giocare.